baffo è il protagonista della storia, si chiama Raniero, è quello che ci sarà, sarà presente in, qua, in quasi tutta la storia fuori che il finale. Lei è un personaggio che viene fuori dal nulla, che dopo un po' invece capisci che diventa... E lei è proprio la rappresentante un po' della generazione del futuro, perché ha 18-19 anni, lui ne ha una cinquantina passata, e lei veramente vestita, ha sempre delle in ogni capitolo ha una capigliatura diversa, ha questi vestiti stranissimi. Questo vestito qua poi me lo sono così inventato, praticamente è un vestito che più c'è luce più fa queste righe, no? Per cui dopo so che ci sarà una scena con molta luce, il vestito diventa da nero, diventa completamente striato, luminoso. Ecco, poi con questa tecnica qua si riesce a campire anche delle zone abbastanza vaste, col grigio così, era quello che mi aveva affascinato all'inizio, che vedevo proprio, riuscivo a fare questi bei cieli, anche le nuvole, effetto di luce con pochissimo. Per quello che ho deciso di sperimentare questa tecnica qui. Tutto parte sempre dal fumetto in genere. La tecnica volevo fare nel fumetto e poi... dato che voglio farci un fumetto, incomincio a usarla anche in altri lavori che faccio per impararla. Okay. Però in genere l'idea parte sempre dal fumetto. Era questa storia qua che ti dettava questo stile? Sì, e per cui siccome ci vuole un sacco di tempo per riuscire a impadronirsi di una tecnica e portarla avanti così, mi dico, incomincio a fare delle illustrazioni con questa roba qua. L'illustrazione è una roba anche che insomma, non devi essere così coerente da un'illustrazione all'altra, e poi vado avanti. Adesso ti mostro la grande invenzione tecnica di questo fumetto. Nice. Questo qua sembra una minchiata, però in realtà mi serve per dare, come dire, il là a tutta la atmosfera luminosa che ci deve essere nella vignetta. Ogni vignetta, così per ogni pagina, per 200 pagine. Questa qui in realtà è, siccome è una tecnica che sporca un casino, e si comincia da qui e si scende, devo prima finire delle robe e fissarle prima di continuare, sennò parto in giro sto carboncino un po' dappertutto e viene veramente una roba ingestibile. Infatti la roba adesso non è perché è morto Moebius da poco tempo, però il metodo che ha usato lui nel garage ermetico è proprio, cioè, il metodo nel suo caso proprio dell'improvvisazione allo stato brado, cioè che non sapere cosa c'è la vignetta dopo. Quello lì è, secondo me, è proprio una roba potentissima del fumetto, perché lo fai soltanto nel fumetto, per caso. E a me piace molto, mi ha sempre interessato, soprattutto perché allora lì è il disegno che porta avanti, diciamo, la danza. E il disegno, alla fine, dopo trascina con sé anche degli aspetti che non avevi razionalmente preso in considerazione. Solo quando sono finite le kin si fuma una sigaretta, perché se no ti trema la mano. Cioè sei un po' di... sei fumato così ti trema la mano e non vengono bene. Per cui
La sigaretta se si fuma è sempre dopo la china. Interessantissimo, grazie, disegnatore di fumetti. Questa scena qua è molto scura e in genere quando vado un po' più veloce sulle scene scure perché c'è più nero da mettere, su quelle chiare è un po' un casino. La storia è ambientata nel 2050, fino al 2048. Almeno una parte della storia, un'altra parte della storia è ancora più nel futuro, cioè ancora più lontano. Ormai quando si pensa al futuro si pensa sempre, sempre alle catastrofi, così. Diciamo un futuro più o meno realistico, ma il fatto che sia disunificata nel libro non Non è è negativo. negativa, anzi. Quella principale, volevo fare una cosa che esteticamente sembrasse molto come i primi film di Antonioni, quelli in bianco e nero, tipo la notte, soprattutto la notte. Ci sono tantissime scene notturne in questo fumetto. Avventura, l'eclissi, quelli lì, eccomi. Per cui ho cercato una tecnica che non cioè per scimmiottare il cinema, però mi piaceva quell'universo lì, ho detto dai. Mi sono documentato tanto anche perché ho una passione un po' sulla psicanalisi, per cui mi sono proprio anche immerso in una certa letteratura, soprattutto quella di Freud, che è quella per me più affascinante, perché già cioè, è una storia a sé, anche se poi dopo molte cose poi non sono anche più vere, più niente, il disegno così è come una specie di esercizio di pianoforte. Suoni, ti migliori, esplori una nuova cosa. Per me è proprio la, come dire, la salute mentale. È un rifugio anche. Ah, sì, dipende, ogni tanto può prendere anche un sacco di tempo questa roba qua, perché questo mi serve un po' per dare un po' l'illuminazione globale, un po' la materia a certe cose, tipo quella poltrona. Però ogni tanto invece diventa questo qui, cioè se tipo, non so, devo fare ecco, i capelli, gli alberi così, e prende anche tanto tempo. Dialoghi qua sopra, perché se no mi scordo cosa dicono. Ma ogni tanto proprio mi metto qua con la cosa di dire, adesso voglio vedere cosa viene fuori. Bella roba.